Il Parlamento di questa legislatura è politicamente non legittimato a modificare la Costituzione, perché i parlamentari sono stati eletti con una legge dichiarata incostituzionale. Tantissimi parlamentari sono abusivi, non dovrebbero cioè stare dove stanno. Uno di questi è il ministro Boschi, autrice della riforma. Quindi abbiamo un Parlamento incostituzionale che vuole modificare la Costituzione stessa. Le riforme sono state imposte, scritte dal governo Renzi e non proposte dal Parlamento. Hanno addirittura rimosso i senatori dalla Commissione Affari Costituzionali che erano contrari. Sono ricorsi a stratagemmi, cambi di casacca, strategie politiche per mozzare il dibattito. La riforma prevede che le leggi di iniziativa popolare siano più difficili da presentare. Da 50.000 firme, infatti, si passerà a 150.000 firme, esattamente il triplo. Combinata con la legge elettorale, tutto il potere sarà concentrato nelle mani di un'unica persona, del Presidente del Consiglio, che è anche segretario di partito. Quindi verrà meno la Repubblica parlamentare. Il nuovo articolo 78 della Costituzione prevede che lo stato di guerra potrà essere dichiarato dalla sola Camera dei Deputati, eletta a maggioranza assoluta o piuttosto nominata a maggioranza assoluta dal segretario anche di un solo partito. Per questo motivo, il 4 dicembre io voto no.